Un saluto e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. In come in queste ore lo spettro del Covid, ne parleremo oggi perché sta tornando la paura nel nostro paese e da una parte si corre ai ripari con il cosiddetto Super Green Pass, che poi si porta dietro ovviamente l'eco delle polemiche, ma dall'altro c'è il vento europeo, soprattutto che però arriva anche nel nostro paese e che parla di tanti contagi e anche tante vittime. Ne parleremo perché anche i nostri ospedali toscani lanciano un nuovo appello, un nuovo allarme da parte dei medici e tra l'altro un allarme particolare arriva anche dal Mayer di Firenze rispetto a una situazione che non ha a che fare col Covid, ma che ha a che fare con le cosiddette bronchiolite per i bambini, tanti accessi in quest'anno rispetto agli anni passati e proprio fortunatamente, grazie al Mayer, che è un'eccellenza in questo senso, è stato messo a punto anche un nuovo tampone per definire immediatamente se si tratta effettivamente di Covid o di qualcos'altro. Insieme a tutto questo però c'è la politica che oggi compie i primi passi, si muove come sappiamo, nel sottobosco, soprattutto parlamentare, in vista di un grande passaggio che è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, e l'uscente Mattarella. Qualche giorno fa era a Scandicci, come ormai fa di consueto per l'anno alla scuola di magistratura, diciamo così, e oggi noi ospitiamo il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. E buonasera e benvenuto, bentornato anzi, in collegamento a Dario Baldi. Ciao Dario, buonasera e benvenuto anche Buonasera a tutti, grazie mille. a te. Allora, ci sono tanti argomenti, abbiamo fa fatto un po' un quadro, però non possiamo non partire, sindaco, da quello che è appunto la paura del Covid, no? Perché voi come sindaci lo vedete, lo vivete in prima persona, ne avete riscontro in prima persona. È così, sta montando di nuovo e tra l'altro spesso e volentieri, ormai lo abbiamo capito, è un'escalation anche molto rapida, esponenziale anche nel tempo. Siamo pronti a riaprire l'hub vaccinale a Scandicci. Ce l'ha chiesto proprio nel giorno in cui è venuto il presidente Mattarella alla Villa Castelpulci per il decennale della Scuola Superiore di Magistratura. Tra l'altro, nel suo intervento, molto bello, molto circostanziato, ha ribadito il concetto che da sempre lo caratterizza: che si esce dalla pandemia solo unicamente con il vaccino. Quindi, forti anche di queste sue parole e dalla richiesta che il presidente Ciani e il direttore generale Morello ci hanno fatto proprio in quel giorno, noi siamo pronti a riaprire. Ci sono poi i convenzionamenti, l'organizzazione sanitaria da fare, e diciamo che nei primi giorni di dicembre riapriremo anche l'hub vaccinale al centro Roges di Scandicci. Questo perché il primo e principale strumento per fronteggiare la pandemia. Si riaprono le terze dosi, c'è la discussione sul fatto che debbano essere vaccinati anche i bambini, e quindi un polo come Scandicci deve riaprire, e c'è maggiore sicuramente preoccupazione sociale, questo è sicuro. Dario, confermi, perché poi insomma te ora sei, come dire, da un osservatorio lontano dalla Toscana, ma in quella Lombardia che è stata in qualche modo inizialmente il focus, no, del virus, dell'espansione del virus in Italia, e che anche ora oggi però sappiamo essere in bilico tra la zona bianca e la zona gialla, tra l'altro colore in cui scenderanno almeno due regioni nelle prossime ore. Ma guarda, qua giù, insomma, la situazione, io vivo a Milano, la città dove il sindaco ha fatto una ordinanza, poi ci sono delle vie dove ci saranno delle vie dove si dovrà tenere la mascherina all'aperto, quindi si torna a un regime, chiamiamolo così, di controllo, dove siamo stati abituati in passato. Io ricordo solo l'anno scorso le vie a senso unico nel centro di Firenze, non so se ve lo ricordate anche voi, o comunque il discorso della mascherina all'aperto, che fa tanto, diciamo, anche strano a distanza di così pochi mesi ritornare in questa situazione. Diciamo che qui la situazione, diciamo, psicosi, siamo in pericolo, non c'è, però sentendo anche le parole del sindaco Sala prima e poi anche del sindaco Fallani adesso, certo è che bisogna un attimo correre ai ripari. Stamattina leggevo sul Messaggero un articolo della Fondazione IUM dei Ricolfi che diceva: la speranza è quella che Draghi non rincorra la pandemia come ha fatto Conte nel passato. Quello sarebbe un errore. Ecco, questa precauzione, il fatto che l'Italia poi si arrivi a questo Super Green Pass, dimostra come il nostro paese, non dico sia stato il migliore in Europa, ma comunque sia stato un paese che ha fatto tanto per contrastare la pandemia in fase, diciamo, si è prevenuto, Sì, diciamola così. cerchi di anticipare le mosse, diciamo. Questo è uno spunto importante. Mi commenta, sindaco, anche la scelta effettivamente del sindaco Sala, perché qualcuno dice che dovremmo farlo, ad esempio, anche a Firenze, cioè si tratta del centro storico, si tratta di laggiù dove ci saranno, potrebbero esserci grandi affollamenti, ma insomma poi vale anche per le grandi città, no?
Beh, quelle di Milano e quelle di Firenze sono, da un lato, sia grandi città, Milano è una grandissima città europea, sia città turistiche, dove i flussi sono in qualche modo circoscritti e ben identificati. In un vincolo dimensionale come il nostro, quello di una media città italiana di 50, po' più di 50.000 abitanti, diventa difficile fare una classificazione di vie, perché comunque il centro, è vero che c'è un centro, è vero che ci sono delle frazioni periferiche, però in realtà c'è molta più commistione, dove ci sono il centro di Scandicci, si va a scuola, si va a comprare il pane, si va a fare una passeggiata, si va a prendere un caffè. Cosa un pochino diversa nelle grandi città, dove magari città turistiche come Firenze, Roma e Venezia hanno vie dedicate completamente a una funzione principale, culturale, commerciale o quant'altro. Senta, ma visto che ci affacciamo appunto al Super Green Pass, dal 6 dicembre entrerà in vigore, per avere un Natale normale, diciamo così, ha detto Draghi, però per tante persone in realtà è una norma che viene considerata, come dire, irricevibile, diciamo così, perché limita alcune libertà, almeno questo è il messaggio che viene lanciato. E aggiungo a questa domanda quindi come si risponde a non necessariamente ai Novax, ma tanti che sono scettici rispetto a questo tipo di misura. L'altra domanda, visto che ci sono anche tante categorie economiche, non solo, l'altra domanda è sui vaccini ai bambini, perché lì la mia impressione è che, nonostante il via libera dell'EMA, poi alla fine saranno ancora di più gli scettici, soprattutto perché si va a toccare una fascia d'età che, insomma, sappiamo dai numeri essere poco toccata, almeno dalla infezione grave del Covid, seppur veicolo importante per il virus. Sul concetto che uno dei leitmotiv di questi ormai quasi 2 anni, ci avviciniamo ai 20 mesi dall'inizio della pandemia, su libertà individuale e responsabilità collettiva, io dico semplicemente che a volte la libertà individuale è estremizzata a una inconsapevolezza e è il frutto anche di una disintermediazione in questi ultimi 30 anni, la politica più in generale, la società, ha fatto con il cittadino. Cioè, non avendo più maestri a cui in qualche modo delegare la fiducia, che cos'è la fiducia sostanzialmente? È delegare a chi ne sa più di te la tua normale conoscenza dei fenomeni. Quando chi ne sa più di te è costantemente messo in crisi da un sistema generale in cui c'è l'uno contro gli altri, è chiaro che si arriva anche all'assurdità sanitaria che vi sia una dietrologia di un vaccino fatto al laboratorio, fatto per chissà quale guerra nucleare o economica. Io in questo momento mi trovo a analizzare per passione la vicenda italiana degli anni 70, dice cosa c'entra? Sì, c'entra, perché uno degli elementi che era sotteso al fenomeno terroristico, della lotta armata, dell'eversione, una delle interpretazioni prevalenti, è durata anche negli anni 80 e 90, ma gli studi attuali lo dimostrano esattamente il contrario, che ci fosse una regia dietro. Sì, il complotto. Il complotto, la teoria complottistica. Mentre invece la stratificazione della conoscenza e il sedimentare della situazione, 9 volte su 10, 99 volte su 10, fa sì che semplicemente i fenomeni accadano perché fanno parte del ciclo lungo. Le pandemie sono un elemento che ha accompagnato lo sviluppo della civiltà umana nella storia. Quindi direi semplicemente il dato di fatto è che, come dice il dottor Giannasi, il primario del DEA di San Giovanni di Dio, dice semplicemente: tra i benefici del vaccino e i rischi dello stesso, il rapporto è 1 a 1 miliardo. E quindi è matematica, dice. Ma allora perché non mettere l'obbligo vaccinale? E infatti io sarei ormai ci stiamo, allora, siccome come tutte le cose della vita è un processo, siamo in democrazia, ci si arriva anche per approssimazioni successive. Ok, perché effettivamente finora, no, Dario, abbiamo cercato di evitarlo questo obbligo vaccinale, ma insomma oggi mi sembra sono sempre più le parti anche della società civile, ma anche della politica a richiederlo. Voglio però voltare pagina, ma non più di tanto, perché poi anche su queste tematiche, sulla lotta al Covid, sul Super Green Pass, l'abbiamo visto in questi giorni, si creano le distinzioni politiche, no? Anche
anche in Parlamento, soprattutto di leader, soprattutto da chi sta all'opposizione. È così, no, Dario? E adesso forse più che ieri, e lo sarà forse ancora di più nelle prossime settimane, si cerca sempre più la distinzione per segnare il punto anche in una partita che sarà molto importante, quella per il Presidente della Repubblica. Assolutamente, guarda, faccio un riferimento al fatto, a quello che diceva il sindaco Fallani poco fa, ovvero al discorso dei cosiddetti, chiamiamoli Novax, No Pass, poi ognuno Free Vax, loro si definiscono Free Vax. I Free Vax hanno individuato all'interno del Parlamento, appunto, dei propri esponenti di riferimento che, guarda caso, fanno parte dell'opposizione, e puntualmente quando qualcuno della maggioranza gli fa notare, ovviamente, che il beneficio del vaccino, che il vaccino sì, certo, ci protegge, però ovviamente ci porta comunque, cioè uno si può comunque ammalare anche se si è vaccinato e così via, e viene subito demonizzato. Anche nella partita ovviamente del Quirinale ci sarà tutto da decidere all'interno di un Parlamento dove c'è una maggioranza così folta che continua a bisticciare, anche se, e qui c'è l'appunto vero e proprio, nel decreto del Super Green Pass c'è stato il voto unanime di tutti, quindi dal Movimento 5 Stelle, che in passato a qualcuno poi sono fuoriusciti, faccio un esempio, la deputata Cunial, sì, ha avuto anche esponenti Novax al suo interno, persino della Lega, quindi c'è una Lega che, se inizialmente è stata No Pass, adesso è sì Super Green Pass, quindi prettamente draghiano, oppure coloro i quali sono ministri e stanno all'interno del Consiglio dei Ministri, vanno nel senso di dire sì Draghi, e questa è la scelta giusta, che comunque sia, possiamo dirlo, quel Super Green Pass dal 6 dicembre al 15 di gennaio non è un obbligo vaccinale, ma diciamo quasi, perché comunque sia, c'è tutta una serie di cose che sono praticamente, se non sei vaccinato non le puoi fare, e io su questo, mi dispiace dirlo, ho alcuni dubbi, come facevo ai tempi del governo Conte, sull'applicabilità di certi tipi di norme a livello dei comuni o comunque sia a livello nelle varie zone dell'Italia. Su questo mi interessa sentire il sindaco, anche se va detto poi comunque un effetto già l'ho avuto, perché c'è stato un boom vero e proprio di prenotazioni per i vaccini per la prima dose, quindi evidentemente in tanti anche solo l'effetto deterrente, diciamo così, ha spaventato. Velocissimo su questo, a livello di gestione poi anche dell'ordine pubblico, o comunque insomma delle situazioni in cui si dovrà controllare il Super Green Pass a tutti, sarà complicato o meno? Io penso un pochino sul TPL, sì, sul trasporto pubblico locale, soprattutto gli orari di punta, di ingresso e di uscita alle scuole del lavoro, non credo sia facilissimo. C'è un dato però che non viene mai a sufficienza sottolineato, che la stragrande maggioranza degli esercizi pubblici, degli uffici pubblici, ci mancherebbe, insomma, di tutti i luoghi dove è obbligatorio entrare, sostare e permanere con il Green Pass, lo fanno. E ovviamente dice, è facile, ti riconoscono, a Scandicci sei il sindaco, chiaramente c'è un elemento di valore aggiunto. No, per esperienza diffusa di chi con me vive, lavora e collabora e di persone che frequento, e anche da una percezione generale che avviene. Per dire sostanzialmente in fondo che cosa? Che le norme le si fanno, ma sostanzialmente sono i cittadini, gli operatori economici, gli operatori pubblici che le fanno rispettare. È chiaro. In questo c'è una responsabilità anche individuale, al di là di quella di chi amministra. Senta, sindaco, Dario giustamente citava la partita del Parlamento, che oggi vede quasi tutto, come dire, le forze parlamentari a sostenere un governo, il governo Draghi. Però sappiamo che questo è il momento, e soprattutto le prossime settimane saranno il momento in cui si divideranno anche molto sul nome o sui nomi dei papabili candidati al Quirinale. Parto però da un punto, perché appunto lo diceva prima lei, Mattarella, un paio di giorni fa, il 24 se non sbaglio, mercoledì, è venuto a Scandicci per il decennale della Scuola Superiore di Magistratura Castelpulci, e come dire, ci ha abituato, come sempre ci ha abituato, ha rilasciato un commento mai banale, no? Diciamo così, tra l'altro invocando una riforma della giustizia, e questo è un tema annoso nel nostro paese, ma secondo lei, come dire, è il lascito di Mattarella al Quirinale? No, io sono contento, io credo che la tenuta della democrazia nel nostro paese sia ascrivibile in tante fasi della nostra storia repubblicana alla grande qualità di Presidente della Repubblica, perlomeno dagli anni 70 in poi, io poi prima non ho memoria, insomma, hanno segnato un valore di continuità istituzionale eccezionale.
cioè abbiamo avuto persone nei momenti di crisi economica, crisi sociale, crisi politica, hanno tenuto la barra della Costituzione in mano e Mattarella è stato uno di questi. Che cosa c'è da dire? C'è da dire sostanzialmente che se la fine del settennato del Presidente Mattarella fosse coincisa con la fine della legislatura iniziata nel 2018, credo che dubbi pochi, perché tutti fanno Papa Draghi, ce ne sarebbero. Il punto è che in questo momento la nostra garanzia di credibilità delle spese del PNRR a livello internazionale è l'ex presidente della BCE Mario Draghi, è per l'appunto presidente del Consiglio, e si apre un tema, cioè quello che poi si legge sui giornali. Mattarella, il presidente Mattarella ha già detto e ha dimostrato un proprio favore al prolungamento per un anno. Io mi ricordo però lo stesso successe anche per il presidente Napolitano, e se dovesse essere stasi o peggio in un periodo di crisi sanitaria e di incertezze sulla spesa del PNRR, la politica non riesce a trovare una sintesi. Boh, forse questa può essere una strada, ecco, il presidente continui per un anno. Dario, come a me piacerebbe una donna poi alla fine, ecco. Alla fine dei salmi. Questo ne parlavamo anche ieri, ci abbiamo dedicato una lunga pagina ieri sera al tema, al 25 novembre come giornata, e come scriveva, insomma, la cito spesso, la nostra Chiara Valentina: è più facile per una donna italiana oggi andare sullo spazio piuttosto che arrivare al Quirinale. Purtroppo è vero. È triste, ma è così. Dario, come ci arriveremo? A parte il fatto che mi sembra ci arriveremo praticamente negli stessi giorni in cui si comincerà a votare, perché sono sempre partite e si giocano all'ultimo miglio, no? Queste qui, e sono partite, però rischiano anche di scompensare un piano che, come ricordava il sindaco, è un piano politico, in questo momento ha tutt'altro bisogno di scossone, di terremoti che possono allontanarci dalle partite che vanno giocate, cioè quelle del PNRR soprattutto. Assolutamente, io guarda, mi ricordo l'ultima volta che sono intervenuto su Telegram, qua su Toscana TV, insomma, parlai del fatto che non volevo il presidente Draghi come presidente della Repubblica, ma in sella alla presidenza del Consiglio, perché in una partita importante come quella del PNRR abbiamo bisogno di una figura come Draghi, capace di fare una maggioranza, ragazzi. È indubbio che c'è una maggioranza che è unita almeno a livello del presidente. Presidente del Consiglio. Per la partita del Presidente della Repubblica bisognerà vedere tutte le carte in tavola. Certo è che c'è una spaccatura incredibile. Io sono d'accordo sul volere una donna. Il problema vero è chi, perché i nomi che vengono fuori sono tutti nomi che comunque non vanno bene o a quella o a un'altra parte politica. E forse nella storia degli ultimi anni si arriva alla prima elezione del Presidente della Repubblica dove la maggioranza, diciamo, del Parlamento, quindi 5 Stelle più PD, non ha i voti per eleggere alla cosiddetta famosa quarta votazione chi vuole. Quindi ci vuole per forza un contributo che arriverà o da Forza Italia o comunque sia dall'ala, chiamiamola, moderata o centrista, come volete voi, insomma. Quindi bisognerà capire veramente quale può essere il candidato giusto. Certo è che da una parte c'è il mondo dei Casini, dei Fera, quindi il mondo chiamiamolo bianco-blu, quindi un po' bianco che guarda a destra, e dall'altro c'è un mondo che guarda al centro-sinistra, che però anche lì c'è da capire chi può votarlo, perché alla fine se il presidente si elegge con i voti dei deputati e dei senatori, però i numeri non ci sono. E quindi la domanda vera e propria che io mi faccio è, a parte i nomi adesso che sono tutti bruciati, a parte qualcuno che ci gioca sopra, faccio il nome di uno su tutti, Berlusconi, il resto sarà una partita talmente indecisa che si arriverà veramente con un nome che poi esce fuori dal cilindro alla fine. Sì. E dico questo e poi mi taccio. A livello proprio di, diciamo, casacca politica, da tanti anni si sono eletti presidenti che guardano al centro-sinistra o comunque al centro-bianco più rosso rispetto a Cossiga, che è stato l'ultimo presidente della Repubblica che viene, diciamo, da una storia di centrodestra. Vedremo, tra l'altro è uno dei motivi, insomma, le percentuali, i numeri, no? che dicevi te, i numeri che mancano a schieramenti politici più o meno formati, che poi hanno portato anche lo stesso Matteo Renzi nell'ultima Leopolda a dire che anche le varie inchieste, i vari attacchi politici sono diretti a minare la sua credibilità e la sua forza proprio anche nelle elezioni del Presidente della Repubblica. In quella partita lì, visto i 43 parlamentari, non sono pochi, possono essere un asse della bilancia, un ago della bilancia importante. Sindaco, Renzi ha detto anche che probabilmente si voterà nel 2022. Questo porrebbe uno scenario molto diverso anche da quelli che abbiamo detto, al netto di chi sarà il nome al Quirinale, no?
Lei condivide? Si voterà il giorno dopo in cui hanno maturato la pensione i parlamentari. Quindi... No, non lo so quando maturerà, non fa questi calcoli, ma di sicuro nessuno ha un interesse. Ora ho fatto la battuta un po' forte, ma per rendere un po' l'idea. Cioè, ci sono i meccanismi di autoconservazione, credo, molto più forti rispetto a quello della logica politica o di servizio al Paese, che potrebbero innescare o non innescare un voto anticipato di qualche mese. Nel senso, in questa legislatura perlomeno il 70-80% dei parlamentari uscenti non rientrerà in Parlamento. Non verrà rieletto. Sì. E con una riorganizzazione, poi non solo... da un punto di vista numerico, perché qualcuno, cioè, ce ne sono la metà e qualcuno fisiologicamente non ce la farà rientrare, ma anche non avrà nemmeno la possibilità forse di essere candidato, perché le compagini saranno diverse rispetto a quelle di 5 anni fa, e quindi temo che le ragioni interne, la politica interna delle Camere sia più forte della politica esterna, della politica estera, insomma, di quella della società. Senta, voglio farle un paio di domande anche sulle questioni più locali, ma restiamo sempre sul tema politico. Intanto c'è una domanda che volevo farle. Vedere sul palco, riprendo sempre Leopoldo, perché è stata una fotografia, in qualche modo lo è sempre ogni volta che si tiene quella kermesse, vedere sul palco Sala, Nardella, nonostante appunto soprattutto il sindaco di Firenze abbia una distanza sempre maggiore rispetto all'ex compagno, diciamo così, Matteo Renzi, è normale? Che cosa ci dice secondo lei? Ma non lo so, io credo che Renzi in questo momento paghi oltre misura una responsabilità politica e sociale. Siamo una società anche da un punto di vista percettivo molto polarizzata, cioè sì, non si ragiona di sfumature, di complessità, si ragiona mi piace o non mi piace, bianco o nero. Ancora non si ragiona mai, ma insomma, a parte le battute, comunque per estremizzazioni. Comunque, se uno un minimo di riflessione la vuole fare, ma proprio minimale, io credo che è un esponente Renzi, il movimento, il Partito Italia Viva, che sta dentro tante regioni toscane, dentro il governo, a Scandicci è dentro il governo della città, è una forza che comunque afferisce... Senatore di Scandicci, cioè, è stato eletto nel nostro collegio. Cioè, alla fine è un'interlocuzione che il sindaco di Firenze, il presidente della regione, il sindaco di Milano hanno. Cioè, siamo in una situazione in cui io... un'interruzione di dialettica, di presenza, di portare un contributo a una riflessione. Siamo in democrazia e siamo più o meno nella stessa area di governo, tutte le sfumature, le differenze del caso. Cioè, alla fine bisogna ragionare meno di pancia e di passione e più di riflessione, insomma, ecco. Sei d'accordo, Dario? Insomma, è stato abbastanza diplomatico, diciamo così, il sindaco, no? Perché poi in realtà a volte sembra di vedere che i peggiori nemici del Partito Democratico sono all'interno dello stesso Partito Democratico e anche nell'alveo comunque del centro-sinistra, dove almeno Italia Viva fino ad oggi è stata, no? Insomma, è più facile fare la guerra all'interno di un'area piuttosto che con gli avversari politici. Guarda, Alessio, io sono pienamente d'accordo con il sindaco Fallani, ma ti spiego anche perché domenica sono stato alla presentazione del libro di Laura Boldrini, dove c'era appunto il sindaco Sala, intervistato da Tiziana Ferrario del TG1, e la domanda è stata: sindaco, si parlava ovviamente di quanto è successo in aula con il DDL Zan e così via, sindaco, ma lei ieri è andato alla Leopolda da Renzi? Lui ha fatto: io sono andato ad ascoltare, ho parlato e ho posto anche delle mie critiche, esattamente il pensiero comunque sia esposto dal sindaco Fallani, e la dimostrazione il pragmatismo della politica toccata con mano, quindi il bene della comunità, si sente da queste parole, ovvero dal non chiudere le porte bensì aprirle a comunque sia mondi vicini e che sono nelle coalizioni appunto di governo, anche perché diciamo che tanti esponenti si sono scandalizzati per queste presenze, ma questo è il sintomo del perché poi certi partiti di centrosinistra, certe aree, certi microcorrenti si sono divise e scisse all'atomo, ovvero il non rispettare, il non guardare altro. Ah, te sei andato da Renzi alla Leopolda, allora non ti parlo più perché sei renziano. Questo non è il modo di far politica giusta che guarda per le città. Certi esponenti se lo possono permettere, poi vedremo se saranno rieletti oppure no, di dire queste cose. Un sindaco non lo può fare. Se viene invitato
alla kermesse di un partito comunque dell'area del centro-sinistra, perché non andarci? Certo, però c'è una cosa innegabile, questa è l'ultima domanda che faccio a Fallani, che sta una questione che sta all'interno del Partito Democratico, che poi è quella che lo stesso Renzi mette in risalto spesso, cioè l'identità del Partito Democratico. Ieri, come dire, bastonata, più riprese dal Movimento 5 Stelle che fu, oggi alleato, anche se un Movimento 5 Stelle diverso, lo diciamo spesso, quello a guida Conte rispetto a quello delle origini. Però c'è un tema di distanze anche all'interno, non tanto delle correnti, ma del modo di vedere il Partito Democratico. Glielo voglio porre su una questione partendo proprio da una pratica. Partito Democratico Metropolitano, il congresso che ci sarà adesso, che terminerà intorno a metà dicembre, lei aveva sposato la causa del segretario uscente Marco Recati, se non sbaglio, firmando una lettera in suo appoggio, poi alla fine si è scelto per un candidato unitario, invece fosse Monica Marini. Ad esempio, il sindaco Nardella ha sposato la causa Marini insieme a Gianni Buonafè, non quella del segretario uscente. Sono due visioni diverse del partito, no? Dove sta, secondo lei, come dire, la direzione e anche la sintesi all'interno di un partito che comunque è quello che governa Firenze, la Toscana, insomma, gran parte del nostro territorio? Allora, io non sono in corrente con nessuno, questa è cosa notissima, ormai anche costosa, perché è una posizione, non è un stare sulla collina con l'aria di quello che guarda passare la guerra sotto, il buon ritiro, anche perché non è così, sono uno che mi piace anche stare dentro problemi, solo che non mi appassiona il gioco delle correnti. Ma la meccanica che si è instaurata dentro il rinnovo delle cariche del Partito Democratico aveva visto un candidato unitario cittadino a Firenze, soprattutto un candidato unitario regionale, con una ricomposizione della segreteria regionale, e una riflessione ancora doveva cominciare su quello metropolitano. È chiaro che se uno piglia parte e dall'altro lato c'è il segretario uscente e ancora non ha detto va via, è un problema. Io quindi il senso della firma dell'appello era quello, a dire nessuno può partire da solo, perché va fatto ragionamento di rappresentanza territoriale, di rappresentanza di sensibilità. E soprattutto quello che tutti evitano, perché io non la vedo, cioè la differenza sui contenuti. Cioè, io ho posto questa questione dicendo partiamo da quello che ci sa. Monica è una donna, un sindaco capace, una donna intelligente, e quindi è stato abbastanza facile trovare la sintesi sulla Monica. Però chiuso questo aspetto, che per me è anche stato pesante da un punto di vista di impegno, io quasi mai mi sono esposto in prima persona. Io credo che il Partito Democratico, sì, giustamente deve fare le sue accordi, coalizione per sopravvivere, per robustirsi, per interpretare la realtà, eccetera. Però se pensa il suo orizzonte sia il governo o coalizione, pensa male. Cioè, deve ritrovare l'istinto maggioritario, lo spirito maggioritario. No, cioè deve governare da sé in prospettiva, sì, se no ci si sta, cioè, ma non perché vuole governare in modo autonomo, perché un partito di centro-sinistra, se non interpreta la trasformazione sociale, va bene, in modo approfondito, se non studia un po' il cambiamento, è inutile in una parola sola, è solo funzionale a un gioco della democrazia di piccolo cabotaggio. Sì. Allora, ci dobbiamo fermare, però questo è un tema molto importante, sicuramente torneremo a parlarne nei prossimi giorni, magari anche con il sindaco Sandro Fallani, che intanto ringrazio, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie a voi. Grazie mille a Dario Baldi per averci dato una mano, sempre prezioso, grazie. Grazie. Grazie a tutti per averci seguito da casa, terminiamo qui anche per questa settimana, ci vediamo lunedì, buona serata a tutti.